In questo video andremo ad affrontare una delle classiche domande che ci si pone quando si deve realizzare un contenuto multimediale. Che tipo di contenuto devo fare? Ecco, in base al proprio tipo di attività o servizio offerto, ci sono diversi criteri per scegliere il tipo di contenuto multimediale più efficace. Infatti, i meccanismi che muovono grandi multinazionali e piccoli imprenditori sono sempre più simili, solo ovviamente su scale diverse. Si è tutti a rincorrere il modo migliore per comunicare e rendere la propria attività più visibile. Scegliere il mezzo sbagliato è molto semplice in questa fase, ecco perché è importante conoscere quali possibilità si hanno a disposizione ed ecco perché affiancarsi di un professionista può diventare una scelta indispensabile. Una volta deciso di voler utilizzare un contenuto multimediale per comunicare, infatti, ci troveremo immediatamente davanti a diverse soluzioni che possono essere più o meno adatte alla situazione. È importante definire un budget che si vuole investire nel percorso, in maniera tale da scartare o includere direttamente diverse soluzioni. Ad oggi, per esempio, è molto importante pensare ad un progetto che comprenda più contenuti rispetto ad un unico contenuto che consumi tutto il budget a disposizione, proprio perché la velocità e la quantità di contenuti è sempre maggiore. Infatti, è possibile realizzare un video per un determinato servizio o prodotto con budget diversi, scegliendo una messa in scena piuttosto che un'altra. Ma quali sono le diverse tipologie di video che possiamo realizzare? Diciamo che possiamo dividere i contenuti multimediali in due grosse categorie: il contenuto metaforico, che si concentrerà maggiormente su sensazioni ed emozioni che il prodotto o il servizio vuole trasmettere al consumatore, nel caso di un video dedicato al cliente ovviamente, oppure su emozioni e sensazioni che un progetto vuole trasmettere, se si parla di un contenuto pensato per collaboratori o investitori. Oppure abbiamo la possibilità di realizzare un contenuto descrittivo, in cui andremo a mettere in luce vantaggi e peculiarità di un prodotto, servizio o progetto. Una volta scelto di realizzare il contenuto metaforico o descrittivo, si dovrà decidere in che contenitore inserirlo, quindi che tipo di video, come ad esempio uno spot pubblicitario, un'intervista del titolare dell'azienda, oppure ai suoi collaboratori o clienti, un video in infografica o una presentazione aziendale. L'ultimo step di questo percorso è individuare la piattaforma di distribuzione. Questo è importante farlo fin da subito, in maniera tale da selezionare la quantità e la tipologia di contenuti più adatti per la nostra esigenza. Come abbiamo appreso in questa breve guida, gli elementi da considerare per scegliere in che modo comunicare attraverso un contenuto video sono tanti e anche variabili a seconda di chi siamo, cosa facciamo e cosa vogliamo comunicare. Ponete particolare attenzione a questo processo di valutazione perché è quello che può fare la differenza sul risultato. Noi di HPV Film forniamo un servizio di consulenza gratuito. Che vogliate realizzare il contenuto in autonomia o affidarvi a dei professionisti, noi possiamo aiutarti a prendere la giusta scelta.